C'è un tempo dove il passato e il presente possono coesistere. Nel giorno di Mize, gli spiriti degli antenati, i Makishi, risorgono dal regno dei morti per aiutare i loro discendenti a diventare uomini, assumendo la forma di persone o animali che hanno reso grande la storia della tribù Luvale. I Makishi attraversano così il fiume Zambesi, che separa simbolicamente il regno dei morti da quello dei vivi. Sono spaventati, disorientati, non possono esprimersi. Hanno perso il potere di comunicare con i vivi quando sono morti. Possono solo emettere suoni gutturali, urla e rumori. La menarena del villaggio di Mize è simbolicamente divisa in due emisferi, vita e morte. Da un lato i Makishi, con il loro re Kaipu, dal lato opposto i dignitari di altre tribù dei Luvale, con l'onorato capo Sua Altezza Reale, Ndongu. Kaipu, re dei Makishi, offre una capra a Sua Altezza Reale Dongu. Tramite l'uccisione dell'animale sacrificale, si squarcia il velo che divide la vita dalla morte. Bagnato di sangue il terreno dell'arena, diviene un luogo mistico dove vivi e morti possono coesistere. Il sole cala all'orizzonte e i Makishi, dopo aver danzato con i figli della tribù Luvale, tornati alla vita come uomini adulti, fanno ritorno fra gli spiriti del regno dei morti.